Benvenuti amici! Benvenuti ragazzi, eccoci Oh, qua, una nuova siamo. live in smart working. Esatto, siamo in live in smart working. Come potete vedere, c'è enorme Matteo qua alla nostra destra. Il nostro spitone di Buonasera a oggi. tutti, buonasera a Oh, tutti. che Ciao bello! Barbara, ben collegati. Beh, esatto, Vero? Ho sbagliato programma, scusa. come va lì, Già di Matteo? tutto. Ciao Matte. Bene, bene, raga, sto molto bene. Siamo in quarantena, quindi salutiamo tutti quelli in quarantena, quelli di tutta l'Italia in questo momento. Esatto, Salutiamo salutiamo tutti tutti voi, siamo quanti. in ogni parte. Il riassunto del commento alla settima puntata di Ex on the Beach Italia 2 con Matteo Diamante ancora con noi. Questa è la prima Smart Reaction, in quanto la settima puntata di Ex on the Beach Italia 2 è uscita in pieno decreto-legge, il quale vieta di uscire di casa salvo situazioni di necessità. E arriviamo a 80.000 likes per questo video che... Sì video! Ah, quasi dimenticavo, seguiteci anche su Instagram, io sono Tony e Pants, poi c'è JodyJDC e Redno_Official. Seguite anche Matteo su Instagram e su YouTube col suo nuovo canale. Potete già trovare tutte le puntate integrali nella sezione video del nostro Twitch iPants TV. E ora ragazzi, let's go to the video. Let's go together. Abbiamo anche Jody, Rednos e Jason, perché oggi Jason è con noi che ci fa un po' di compagnia, perché avete Oh acclamato tutti, Gesotteo, Matteo, si assomigliano, così potete vederli qua wow. in live. Lui c'ha più capelli, però. L'attaccatura è quella, dicevamo prima. Esatto. Allora, praticamente Jason è come Matteo, però a pagamento. No, non no, è vero. Mi dissocio Dissociamo. totalmente. Siamo qui oggi per fare cosa? Per commentare il settimo episodio di Ex on the Beach Italia. Anche se siamo a distanza, ci riusciremo e lo faremo per voi, per Esatto, tutti quanti. esatto. Speriamo di riuscirci, ma ce la dovremmo fare a fare la reaction in smart working, ragazzi. La prima in assoluto al mondo, in Eh realtà, sì, penso, ragazzi, chi ha probabilmente. E fatto tutti mai gli la altri reaction? sono copie. Esatto, gli altri sono copie. Direi a questo punto di inoltrarci nella puntata perché è una puntata un po' dove si capiscono alcune cose, come sono fatte alcune persone. Ah, una puntata piena di colpi di scena, innanzitutto, Beh, questo è certo, ovvio, ovviamente, chiaramente. ovviamente. Sono successe parecchie cose. Ci siamo lasciati alla scorsa puntata dove io iniziavo, cioè, a spaccare tutta la villa perché non volevo che la mia ex e anche io, okay, insieme facessimo questo gioco simpatico che era Limonate, la ex di Diamante. Questo qui sostanzialmente era questo gioco qua. Gioco al quale tutta Italia voleva prendere parte. Vabbè, però non davanti a Matteo. No, 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 fatelo capito, se davanti a quello Matteo. cuore non vede, no, veramente era No, occhio che occhio vedeva, non non vede. cuore. Ma ricordiamo, Matteo, ragazzi, 1,80 m, 90 kg, un braccio che ciao proprio. No. 1,85. Bravo, 1,85, 1,85. grazie Ora Tony, peggio, mi hai ancora dato, perché a peggio, volte ancora ragazzi i peggio. centimetri sono importanti e non dico altro. Con questa massima direi di iniziare, Gio, Esatto, sperando che belli siano caldi. colpi di scena di livello che si vedono min cose, perché non mi ricordo quanto Ma ci ho come non censurato ti bene. È un bel delirio, un bel Ma delirio. Vabbè, un bel dannazione, delirio. dannazione. Sicuramente ci saranno dei colpi di tosse. Quelli Esatto, sì. sì. E io mi associo totalmente a questo disclaimer. Quindi, ragazzi, let's go. Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. E fino a qua, tutti d'accordo. Un gruppo di belli e ormonati single si sta godendo una meravigliosa vacanza. Ormonati, Ormonati. ormonati. Chi è che non è ormonato nel 2020? In sogno. quarantena, poi. Io ho fatto l'abbonamento di una settimana, Ogni giorno. A cosa? Agli ormoni? Matteo, io ho una domanda per te, che me la faccio tutte le volte. Vai. Vediamo uno che faceva il giocoliere col fuoco. Ma chi cazzo era per il giocoliere col fuoco? Ogni sera c'era un qualcosa da fare, capito? Quindi praticamente suonava il tablet. Quella sera lì c'era uno spettacolo di circensi, c'era tra questi c'era il mangiafuoco. Ah, Forza, forza, vediamo, qua è vedremo dalla delirio. tanta follia. Bentornati in Andalusia. Inutili! È tornato. È tornato Benissimo, con la camicia della prima colpo di puntata. La serata il nostro maschio alfa messo alle strette è costretto addirittura a maschio tirarsi alfa. indietro. Dormite voi due qua. Per poi, come sempre, ripensarci. E così, durante uno spettacolo per sole adulte. Ecco. Ma io Facesturato. voglio ricordarmi la tua faccia. Ogni volta che io farò l'amore da oggi in poi, Sono io giocherò così. Simfonico. Cioè. Beh, io e Jody già Te abbiamo questa immagine per ritardare Sì, il tutto. esatto. Da sempre, capito? Greta si è incazzata. Greta si è incazzata. E non si è perso l'animo, parlavo. E lui ha reagito così, ecco. Il... A scombinare i suoi piani è arrivata dal mare proprio la sua ex, Nikita. Male, male. Matteo continuerà ad essere fresco e farfallone come è stato finora?
Evidentemente no. Bella, la persona indicata dalla bottiglia dovrà spruzzarsi il profumo. Qua è male, qua è male. Qua un attimo, certo, che giochiamo questo gioco. Allora, rifacciamo. Forse non avete capito un cazzo. Certo, 13. Lui incazzato 13. Male perché già nella testa dice cazzo non me la devo vedere limonare davanti a tutti. No, non esiste mai, mai nella vita. Mai. Giocatore. Ecco, ragazzi, spacca tutto. Mi sono rotto un dito, dato il calcio all'unico punto duro del tasto. No! E si rinizia da qua. Ma raga, spacco tutto, raga. Aspetta. Perché volevo picchiare Daniele, per questo motivo. Così. C'era l'unico là che ti voleva, non so, voleva calmarti, bellissimo. Esatto, pareva. Gli ho anche detto, non mi toccare perché ti suono anche a te, levati di qua. Non si gioca. Ma chi sei? Allora, vi farò notare dei particolari, che avrò questa camicia, poi Andrea mi fa un discorso, sono senza camicia e subito dopo, nello stesso discorso, c'ho di nuovo la camicia. Ah, beh, bravo di scena. Sono avvenuti momenti diversi. Vada, proceda, proceda. Non voglio... Se tu stai giocando... Qualcuno sta dicendo qualcosa? Che anche qui già è senza camicia, comunque. No, qua, qua non c'è, sono, non c'è. Loro non sono, c'è. Loro sono tutti a petto nudo, no? Ora sono tutti mezzi ubriachi. Ma non esiste, raga. Gente che rutta. Gente che rutta. Come rutta? A babbo. Non voglio decidere per lei. Ma guarda che piave, cucciolino lui. Ma cos'è? Questa tracolla che vi sembra uno spazzatore di quarto. Fino adesso il galletto, io qua, io là, io su, io giù. Ma cosa sono queste scenate? Non fa una frase a pagarlo. Io qua, io là, su, giù. Così tagliamo. Vieni, scusami. Allora, ecco. Attenzione. Io arrivo con la camicia. E siccome mi ero incazzato e non volevo finire con le mani in faccia, cosa ho fatto? Vado a parlare con quello che fa più il gasone, no? Il finto Fedez, vado da lui. No, beh, bellissimo, il finto Fedez è bello. È volato, tra l'altro. Sì. E vado a parlare per dirgli, guarda, vieni con me in disparte, perché volevo evitare che lui facesse quello che sta per dire. Vai. Ti prego, ti spiego. Io voglio essere chiaro domani. Guarda. Tu, per me, per quello che ho visto sono io. Senza Mara, senza giallo. Ah, è vero! Questo era dopo, questo no, era già dopo. No, aspetta, volare. Cioè, allora, camicia, no camicia. Cioè, sono momenti diversi. Perché questo? Perché io, secondo la sua grande laurea in giurisprudenza, ho chiamato la mia ex vera, perché si chiama Ex on the Beach, e l'ho fatta venire lì. Mentre lui si gasava dicendo, io che sono più intelligente, non ho chiamato le mie ex vere. Allora gli ho detto, allora devi partecipare a quasi Ex on the Beach, che magari è quello l'altro programma. Deve fare però, primo appuntamento, esatto, altri programmi. Meglio un gallo come me sfigato che un pollo come te che c'ha paura. Quindi okay, ragazzi, qua stiamo volando. Se sarà giusto, per una giusto, multa giusto. Per me, quello che visto, sei stato il gallo fino adesso della casa. No. Però quello che ti dico io, che se uno fa il gallo, lo fa fino in fondo. Ecco, un pugno in faccia. Mi dissocio totalmente. Mi dissocio dai pugni, dalla violenza. Però mi associo al fatto che sembra Fedez. Sì, è vero, è vero. Fedez la garbatella. Lei davanti a me, questo non lo fa. Punto, lo decido io. Non me ne frega. Lei è divertitissimo. Se il contrario, me lo dica adesso. Se c'è qualcuno in contrario che non vuole, che vuole opporsi alla mia decisione, me lo dica adesso sulla faccia. Tutti zitti. Quindi se volevi fare lo sborrone, la buon finto Fedez. Lo sborrone, comunque lo sborrone. Lo sborrone, un R. Lo sborrone R. Sei tu lo sborrone. Ah, vero, scusate. Aspetta, metto un altro sborrone bello grosso, eccolo qua, Jason Gagliani, ecco voi. Anche Sasha era divertito. Queste facce qua che mi fa volare. Sì, guarda. Ho fatto lo screen, raga, bellissimo. Grazie, Jody. Fuori in testa. È un pittore. Cagna! La signora di oggi. E non puoi dormire perché non faccio qua a dormire. Ma che cazzo fai che dici mi chiamo la mattina nessuno? Io ho una domanda. Ma Fabiana, cosa faceva la sera? Ogni giorno era sempre... Era senza voce, poi ti spiego. Lei grida tantissimo, quindi dopo il secondo giorno era senza voce, poi quella sera lì
dopo non so quanti vodka lemon, praticamente era bella carica. Ti devo dire una cosa, come sì, fa ad essere tua amica se lei voleva essere chiata e tu niente? Lui è accontentato, un signore. Sì, fino a un certo punto lei sarebbe andata avanti, cioè l'ha rimpiazzato con un mosciariello. Speravo che fosse un po' così. Quindi giochiamo a sto gioco, ragazzi. Bravo, è vero. Finalmente un po' d'ormone. Greta voleva paccarti tutti i giocatori. Basta che Greta voleva giocare. Vado a giocare, andato a fanculo. Ah, ma te, e che co***i? Anigli, e che co***i? È venuto a c***o, tutte e due. Sì, il suo ruolo di fresco e disinibito vitellone. La rompi i coglioni. Ragazzi, no, beh, io chiaramente qua è stato un approccio. Beh, giusto, dai. E lui un po' colpito. Comunque, nell'animo, no? Mi vuoi fare, non vogliamo fare niente, me ne vado. Un po' seguito. Mi aspettavo un ma no, rimani qua. Invece mai. Capito? Non avete voglia di rimettere a posto il il letto, cioè, no, volevamo metterlo in bagno. Quella è una chiave. Soprattutto facciamo fare un test a Nikita se ha dormito lì, magari di gravidanza. Anche che no. Se ha solo dormito, però. Esatto. Però qui c'è la leccata di piedi. Che sta, sono un po' fetichista. Jason, mi capisci? Jason, mi capisci? Sì, ma di piedi, guarda, non lo so. No. Jason vuole fare il bravo, ma è una merda. Lui è un bastardo. Matteo, bravo. Oh, bellissimo. Ah, che schifo. Andiamo avanti. Sono osceno, dissocio da quello stesso. Lo manda elegantemente in bianco. Buonanotte, gli ha leccato il collo, morso, piedi, robe, nulla. Raga, ho fatto una dormita, cioè, ho scoperto che dormire da soli si dorme. Cioè, non la facevi dormire sta ragazza, l'hai rotta tutta. Ho dormito finalmente. Tra l'altro pensavo prima, la chiave che tu usavi per chiudere la porta serve anche per chiamare. Mi piaceva questo gioco. Esatto. Andiamo. Ma a colazione? Aria attesissima, un'aria attesa che neanche potete immaginare. Chiedo scusa. Ti nota soprattutto dei piccioni che hanno tutti chiede scusa qua, chiede scusa Matteo. Questo tipo dice non ti chiamo mai praticamente. Ah, no, lei stava parlando di un suo ex. Ah, ok. Ah. Io non sono, chiaramente, perché io sono stato il problema al contrario. Sì, infatti, anche perché ti ha detto, mica, ti sei persa una gran scata, Denise. Quindi sì, esatto. Era impossibile. Perché io qua a loro ho detto, ragazzi, non c'è nessun problema. Era appena entrata, cioè, come impatto, è stato un attimino violento. Subito, mica, è entrata la mia ex e tutti gli altri ex hanno giocato a nascondino, ruba mazzetto e tutti i giochi del cazzo. Entra la mia, bacchi nel c***o, limonate la tutti. Sì, è vero. No, non è che funziona proprio così. Funziona così. No! Ah, raga. Ah, no. Posso rivedere un attimo? Attenzione. Che bastardo. Da qui tutto bene. Cosa che bastardo. Cazzo, ci forse di inizio vedere se un arrapato di merda. Preparate le valigie, qualcuno dovrà abbandonare Ex on the Beach. Melissa e Simone preparate le valigie, qualcuno. E posso dire, uscita di Simone e Melissa dovesse capitare. Tra poco scopriremo chi sarà eliminato tra Simone e Melissa e quale piano diabolico stanno architettando. Non c'è un trapoco. E intanto, signori, ecco qua Ignazio Moser e la bellissima Cech Rodriguez. Ma puoi anche saltare, tanto ha tolto l'audio. Cecilia Rodriguez in una festa gli ho visto le mutande. Ah, bene. Anch'io, c'ho l'incipito. No, è vero. Anch'io. Che l'abbiamo visto. Jason, mi puoi doppiare Ignazio? Anche... Tu che ne pensi? Perché volevo capire pure da te come ci dobbiamo vedere. Non mi interessa, adesso andiamo avanti nella casa. Se puoi da Irra? Cos'è che hai detto? Se puoi da Irra. Complimenti. Ibiza qua. Pensavo fosse solo Sasha a essere poliglotta. Questa frame è l'inizio di un porno con Matteo e Denise, sembra. Beh, sarebbe bellissimo. L'avrei messa in cinta. Ma anche tu sei molto mi dissocio tantissimo. Guarda. Ma io ho fatto sta cosa qua. Hai fatto questa cosa qua. È la classica mossa di Jason. È uguale, stessa mossa che fate tutti e due. Pezzi di merda. Questa è un'inquadratura palese di un cameraman. Cioè lui era così e poi è rimasto dentro il bagno il cameraman. Denise, ecco, sta andando a cagare. Sempre in immagina quando doveva andare da Sasha il cameraman. Si incazzava Sasha. Ti farò un film. Ci può sempre a guardare. Lui è la gatta. Ma lui resterà sempre la voglia del mio vagino che non ha mai avuto. Ah! Sapeste quanto è bella? Continuerò a sognare. Lo so.
lui così, lui se la sfanga così. Guarda, guardate Sasha, Sasha, ragazzi, screenate Sasha, Sasha, vi prego. Ah, penso veramente fastidioso. Dai, non l'hai mai fatto. Attenzione qua. Vai, 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 vai. Attenzione. Cosa, prima che uno dei nostri tre concorrenti se ne vada. Questa notte avete fatto qualcosa per Matteo? Niente. Quindi sei andato cilecca come la pallina sulla tua mano. Ma vabbè, non voglio rispondere perché alla mattina... La mattina, alla mattina, prima che entrasse Nikita, quindi nella sera prima, io avevo trovato Greta. Quindi nella giornata di ieri sei andato in bianco. No, se consideri le 24 ore, di la verità, la mattina avevo già dato. Quindi se la sera con Nikita non ho fatto niente. Ti eri intrattenuto anche con, oggi, con Greta. Ho già dato. Comunque Clea bastarda, bastarda, bastarda. Aspetta, perché Jody vorrebbe dare un senso scientifico a tutto ciò. No, ho detto che sei intrattenuto con Greta in modo amorevole. Esatto, ha trombato fortissimo, no, no, sono i video. No, si vede proprio incastrata, no, male, no, era così. E lei, oh, Piero, no, stava morendo. Piero, lei, Angela. Oggi sarà Ex on the Beach. Colpo di scena. Colpo di scena. Simone Melissa. Salutate i vostri compagni. Ci sta. Vanno via Simone Melissa, vabbè, inutilità totale. La stessa Clea, anche lei è un po' dispiaciuta che vado via. La porta è da questa parte. Ed ecco quanto è dispiaciuta Clea di questa uscita. No. La porta è da questa parte. I pianti proprio di Clea. Sono voluta entrare in questa villa per mettermi in gioco. Oddio, non ho... Abbiamo visto. Io sicuramente ho tanto da imparare. Ma è stata due giorni questa. Due giorni. Sa di più la tipa delle pulizie. Forse sì. Ma raga, ma lei è quella che aveva minacciato di andarsene. Dicevo, io me ne vado subito. Lei. Il primo giorno, prima questo ora. Questo Frank, ma che lui sta cagando. Ma perché è questo? Non c'è regalo più bello. Non uno, ma due. Se portavate via pure Denise, facevate un saldo di danno. Comunque, no, no. Per la mia, il mio percorso. Ah, già cagna. Ragazzi, io vi chiedo un favore. Per le prossime, tagliatemi Sasha. Perché no, non c'è niente. Raga, parla Sasha, ore io... e non dice un cazzo. Io sono contento che esista Sasha. È un nientalista praticamente. Sì, bravo, è un tuttologo del nulla. E per risollevare gli animi, cosa c'è di meglio di un bel pomeriggio in spiaggia? Ci pensi che non vedremo mai più le spiagge? No, dai, guarda, ma mi dissocio. Ti facciamo un culo. Vedo la rete, ho detto, ho vinto. Dai, ecco, subito. Qua proprio l'umiltà, l'umiltà che avanza piano piano. Così. Sasha che si è presentato come il Mila e Shiro, non ne prendeva una. Abbiamo vinto noi. Ops. Sembrava la partita. Purtroppo per Massimo mi sai quella, hanno fatto 10 gol ma hanno perso 10-0. Tanto voglio dire una cosa, ma io l'ultima volta che ho visto una partita di beach volley era in un documentario di un famoso attore di un certo tipo di film che faceva sfidare due squadre e vabbè, cioè, poi che spaccava? La Rocco Academy e cose così. Ah, no, oh, bellissimo, ma io lo sapevo io. Sì, sì, lo devo vedere. Cioè, due squadre in pallone poi si trovano. No, vabbè, è malato quello che ho detto prima. Malena, Academy è da vedere. No. In periodo di quarantena fatina con Malena. Vero. Dopo la fatica arriva la fica. Scalcoltiamo. Allora, io e Mattia stavamo parlando di Nikita, vai. Ci vorrò provare con lei e poi vedremo cosa fare, insomma. Posso dire una cosa, la blocca? Guarda, guarda qua, tra l'altro. No. Tra l'altro Andrea, quando Matteo è andato poi in camera e ha detto, ma se dovesse entrare qualcuno, ti ricordi la scorsa puntata? Bravo! Se dovesse entrare la mia ex, guarda, vi raccomando, perché io sto male, e gli ho fatto questo discorso in bagno ad Andrea. E lui ha detto, ma va, ci mancherebbe, non lo farei mai. Cioè, mai, figurati, mai, tranquillo. Ciao, la sera, ragazzi. Relazione, per la tua relazione non potrei mai buttarla via. Se la strada d'amore più bella che ho avuto nella mia vita, e rifarei tutto il capo, tutto quanto. Ci sta malissimo. Beh, sì, sta veramente male. Stavo molto male, ragazzi. Tanto c'è chi pianifica qualcosa. Cosa di diabolico. È questo il momento X? Porca puttana. Ma è male vero? Ah. È male vero, già. Senti una cacciatella. Mi sta, la mia madre c'ha la tua foto ancora, capito? Ogni volta che... Aspetta però, siccome così siamo imparziali tutto quanto, hai appena detto qua che in sala hai la foto di Nikita. Volete che la prendo? Sì. No, vabbè, così? No, guarda, perché almeno capite che non è che sono frasi dette per dire. Minchia, che tribunale di inquisizione che abbiamo. Sembra Biscardi. Ecco, vedi? Io. È vero.
Lei, mia sorella, mio cognato e mio padre. Ma quanti anni avevi? 3 anni fa, 3-4 anni fa. Tuo padre è un figo di Dio comunque. Sì, sì, mio sì, padre, sì. Ragazzi, 72 anni, guarda che roba, ti porca danno schiaffi, miseria. Restano per vagabondaggio. Esatto. Grazie per avermi rifatto rivedere la foto, tra l'altro. No. Ogni volta che ti vedo sempre, a volte ti mando un bacino. Raga, io non riesco a parlare. Ti mando un bacino. A volte ti mando un bacino, però è da Santino, Come se fossi morta, capito? Ah no! Come se fossi morto, ma dai! Mentre i perdenti apparecchiano. Come i perdenti? Ah no, non è una, non è un'opinione. Hanno perso. No, no, sì. Non è che mentre merde, mentre merde apparecchiano. No, pezzi di merda. Ok, i perdenti che hanno perso la partita. Allora, ecco, Clea. Allora, ogni uomo deve scegliere una partner. Cioè, mettevamo i bigliettini con tutti gli uomini. E ogni, cioè, ogni stazione sceglieva, giustamente. Cioè, vogliono ripetere praticamente il disastro. Andrea. Dai. Nikita. Ecco, in questo frame. E lui così. Questa bocconata di vino mi è andata proprio direttamente nell'ano. No. Senza passare allo stomaco, ragazzi. L'ho cagata in quel momento. Sì, sì, garrata tutta questa. Se esiste un Dio, allora a questo punto. A questo punto. E tu chi devi scegliere? No, no, perché... Scusate. No, okay, guarda la mia faccia. Però qui hai recitato bene. Non avrei scelto Nikita se fossi stato sorteggiato per prima. E qui avrei voluto essere sorteggiato per questo, per dare lo schiaffo morale. Sai, Nikita, certo, che gli altri esseri. Ma cos'altro ha architettato Maga Clea? Pazzesco. Oh, è pazzesco. È pazzesco. 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 Ora è il momento di lasciare la parola a Clea per la spiegazione del gioco. Chi finisce? Ma meglio, meglio che a Clea che a voi. Mangiare l'ananas in coppia, senza farlo cadere, senza usare le mani, vince la suite. 3, 2, 1, via! Via qua, delirio vero. Ho già finito, ciao. Lui va in suite, voi avete la stanza sua. E io ho letto. Guarda subito, frecciatina di Greta. Matteo, dai, non ci pensi che ci possa rimanere un minimo solo per il fatto che mi hai scoperto per 4 giorni già. Che questo più lei. Ho letto qua. Se vogliono vanno su. Vorrei vederlo piangere, raga. Ma va, no! Comunque Matteo, ti sei tirato addosso delle rogne. No, ma nelle altre puntate no. Greta andava a dormire apposta nel letto suo, perché secondo te? Cioè, ogni quindi volta. È la conferma, venivano loro? Venivano. Ok, perfetto. Io voglio andare guarda, con Nikita, che uno perché è una gran bella ragazza e due perché comunque la voglio mettere in quel posto a Matteo. Cioè, capito? Io voglio mettere in quel posto a Matteo, cioè, devastante. Ma a questo cioè, punto, allora, così. A questo cioè, punto vai con c'è. Matteo se gli vuoi mettere in quel posto a Matteo. Cioè, nel mio letto, tu almeno ci dormite. Tu non ci mancherebbe. Vedi che io ho chiuso il letto, giustamente. Ma io davanti a loro fai le battutine, fai la frivola, fai quella. Attenzione ragazzi, confronto tra Nikita e Matteo. Perché Greta? Se io dormo con lei, mi violenta. Ti piace troppare, cioè, basta. Dillo, no? La voce della verità. Cioè, nel senso, sì. È vero, eh. Matteo, confermi? Che mi va bene, che non piace. Esatto. Bravo, Matteo. Esatto, bravo. Un applauso. Bravo, un applauso. Tra l'altro chiedono, ma ti eri vestito da palla da discoteca quella sera? E Andrea è furbo. Ha capito che è il momento di affondare i suoi artigli su Nikita. Cose magari sì, che non hai avuto, lui è riuscito a colmartele. Cosa piange? Cosa cazzo piange? Ma chi? La scemita lì. La scemita. Scemita. Come alle medie. Quello sì, là. Sì, sì. Io faccio. Ascoltate questo momento perché è magia. Magia. Giù, io faccio giù. Io passo e sento che parla male di me. A destra, io scopo a sinistra. Io scopo di qua, io scopo di là. Cazzo, attenzione. Che importanza. Ho capito, Dani, ma non può pararmi dietro sto coglione qua. Perché ho rotto il cazzo, voglio dire, lo suono come un tamburo. È un coglione, basta, guarda. Cazzo di tamara, di me arresto. Finto Fedez. Finto Fedez. L'aveva già detto. Fedez ha fatto le storie, tra l'altro, con la Chiara Ferragni dicendo... Ma perché secondo me è brutto sentire, cioè, finto Fedez, cioè, il mio nome come un insulto. Io l'ho già detto, ragazzi, già Fedez è un insulto. Dai. Ci dissociamo, Federico. Essere tamarro è un grande genio. Guardalo qua, la posa del delfino. Andiamo a prendere la roba. Azzo. Attenzione. Attenzione. Inizio della fine. Sei il mio tipo che mi facevo fino a quando. Non può piacere. Non può piacere. Non può piacere, riguardami. Aspetta che ribalto il mio letto.
No, Marco, che pesava. Qua quante ernie sono venute questa lanzata? Ancora male. E toglie tutto, non contento prende e sgancia il letto. Ma io voglio capire una cosa, ma perché hai fatto questo gesto effettivamente? Per non farli dormire. Ma cosa ne sapevo? Io avevo avuto 10 macchiati lemon. Non sapevo più niente. Mi dissocio da bere così tanto. Era già da un'altra parte in quel momento. Prossima volta. E però prendo un bicchiere. Ah, questa lucidità nel far danni. È una cosa bellissima. Matteo, ma non solo a lui. Che cazzo ho mangiato? Nikita fa la mara scoperta. Ecco, vado a dormire, non posso. Purtroppo per Matteo, anche Denise. Un'altra nottata in bianco. Attenzione, colpo di scena. Mani, cose. Tra Daniele e Andrea. Guarda questi due qua, così. Per Matteo diventa un'ossessione. Sì, in modo molto profondo. Mi stanno tremando le mani. Dai, infatti, ti vedo. E dopo la nottata funesta, perché non svegliare i ragazzi con una tipica marcia funebre spagnola? Comunque tra un mese Jody anche noi abbiamo i capelli così, eh. Daniele ha capito la mia persona oggettivamente, quindi niente. Ma scusa, ha capito la sua persona dormendo? Stiamo facendo amici, sì, uno scambio. Vabbè. Di amici. Poi ti rubano le bitches. The bitches. Non ho sentito delle grandi urla, cosa che i nostri vicini di casa sentivano molto spesso. Oh. Bastardo trombone che sei. Me la rimeremo. Levati dal cazzo. Fai la mignola con chi vuoi tu. La nuova filastrocca da insegnare ai bambini. Esatto. Qua dentro se non scopo io. Fa tutti finta. Poesia. Raga, tablet! Dai raga, scherzi a parte. Ma l'uomo che gli frutta l'alito. Andrea, Matteo, Sasha, andate in spiaggia al mare per portarvi un nuovo ex. Stai vicino, questo è abbacciare un uomo così. No, questo è un colpo di retroscena. Anche questo è un colpo di retroscena. Colpo di retroscena. Maroni, ci mancherebbe, però. Dani, cioè, proprio di consiglio, no, una lavanda gastrica. No, come si chiama lui? Red. Danny Lahome. Non è Danny Lahome, andiamo avanti. Altra donna, mi sono detto io. Ragazzi, sai quella che dico io stasera? O-R-G-I-A. Signorina, no, hai fatto lo spell. Giorgia, ha ragione Giorgia. Chi arriverà adesso? Minchia, tu. E a me ancora mi capita quella giusta, mi avete rotto per i anch'io ho i miei bisogni fisiologici, quindi... Sì, per sempre. No. Ma poi te lo scrivi. Screen a questa faccia. Raga, screenate questa faccia, vi prego. Lo capiamo? Aspetta. Che cazzo sta a fare questa cosa? L'ex di Fedez, raga, sicuro. Come l'ex di Fedez? Nel prossimo episodio di Ex on the Beach. Ah, non la svela. Tutta al femminile. Quindi stai molto attento a farlo, come è chiaro? Anche tanto. Poi i ragazzi si affronteranno. Facciamo anche la 8 insieme? Madonna, ragazzi. Attiva, facciamo? È bella. Controllo un attimo, non dovrei avere niente. Non puoi uscire, non possiamo uscire. Tra il suo giorno a cucina di cosa devi fare in questi giorni, poi... Prima di dire certe cose davanti alla mia ex, pensaci. Porca miseria. Squaccia tutto. Le sta così. Di chi sarà il prossimo? Il prossimo. Finisce qui la settima puntata di Ex on the Beach, Italia 2. Seguite i nostri Instagram, Tony A. Pence, Jody JDC, Red Nose Official, e potete diventare dei super marcioni sul nostro canale Twitch, A. Pence TV. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con cabaret delle pastie. Ok, non voglio troppo indagare su questo cabaret, però va bene come parola. Ci vediamo al prossimo videone, ragazzi. Ciao! Issi più me.